Ciao a tutti quanti, io sono DoubleTube Channel e questa è una Fenice. Vorrei farvi una domanda. Potrà sembrare un po' strano come domanda, forse un po' intrusiva, intima, inopportuna. Qualcuno ha visto Magic Origin? Lunedì scorso ho visto iniziare cioè i primi spoiler, un articolo molto interessante di cui oggi parleremo, che ci parlava appunto delle meccaniche di Magic Origins. Poi basta, silenzio. Mi sono perso io qualcosa o tutto questo è normale? Perché di solito un set grande iniziano a spoilerarlo più o meno un mese prima, quindi cioè, pensavo che fosse il momento. Non lo so, magari mi sbaglio io. Comunque, questo articolo interessante sulle meccaniche che ci ha un po' introdotto quelle che saranno le meccaniche di Magic Origins e probabilmente non tutte le meccaniche, e secondo me ci ha anche un po' anticipato più o meno quelle che saranno le varie promo dell'espansione. Parliamo delle meccaniche. Era un articolo interessante che ci diceva quali meccaniche sono comparse e poi scomparse col passare del tempo. Tagliandola corta, siamo giunti alla conclusione che abilità come intimidire, protezione e passa lande, passa foreste, passa isole, passa quelle robe là, sono abilità che vedremo sempre di più sparire. Nello specifico, intimidire sarà sostituita dalla meccanica minacciare, di cui vi parlerò dopo, che è una versione scarsa di intimidire, secondo me, o forse non scarsa, diversa. Protezione sarà un'abilità che non rivedremo più così spesso in giro, perché a quanto pare le carte con protezione, come aprivi una busta te ne trovavi 15, non lo so. Ce ne saranno una ogni X, in Magic Origins ce ne sarà una. E sì, l'abilità passaterre la salutiamo. Al suo posto ci ritroviamo appunto minacciare, che è presente su una carta Boggart, quindi proveniente da Lorwyn, e consiste praticamente nel dire una creatura non può essere bloccata se non ha due o più creature, che è quello che abbiamo visto praticamente già dall'interno dei draghi di Tarkir. Praticamente ritornano prodezza, grazie a questa non comune che è stata spoilerata così presto che mi fa pensare sarà la promo di partecipazione ai Game Day, perché cito testualmente l'articolo: il blu aveva bisogno di un'abilità combattiva. Ultima ma non ultima, Scry ritorna a profetizzare, perché alla fine la Wizard ci ha pensato su, ha detto beh, più o meno quasi sempre ci potrà essere una meccanica per manipolarsi il grimorio, e quindi a sto punto teniamo Scry e in qualche modo la inseriamo un po' dappertutto. Mi pare interessante come idea. Scry mi piace come meccanica e la trovo giusta. Inizia a essere sbagliata quando ce la ritroviamo ad esempio su carte come Visione del Siero, che era pensata per aiutare i mazzi controllo e comunque per velocizzare un po' il gioco, ma che alla fine va a potenziare i combo. E la Wizard questo lo sa, ma secondo me è un bug che fa ancora molta fatica a fixare. Comunque hanno detto che carte del genere non ne vedremo per molto tempo, e quindi io voglio credergli. Aggiungo alla lista delle carte spoilerate di Magic Origins due carte. Una rara, che sappiamo che è una promo, non mi è ancora ben chiaro se è la Buy a Box, Launch Party o altro, che è il Mizium Interceptor,
mi sfugge un attimo bene il nome, è un muro blu che costa 3, 2 in colori, uno blu, 1-4 con flash. Quando questo muro entra in gioco si cambia il bersaglio di una magia. È una specie di spell kite un pelo più costoso e un pelo più usa e getta, però comunque meccanica interessante che tra l'altro si sposa bene secondo me con l'anticipazione di Zendikar, che come abbiamo visto in Rise of Eldrazi era abbastanza pieno di muri, carte muro, comunque cose legate all'alta costituzione. L'altra è una mitica rossa spoilerata in un altro articolo della Wizard con le liste dei mazzi sample deck, quelli che si usano per fare le dimostrazioni, ed è l'Avaricious Dragon, il drago avaro o drago dell'avarizia, non so bene come verrà tradotto. 4-4 volante a costo 4, rosso drago. Già queste statistiche dovrebbero avervi fatto sbavare un pochettino. L'abilità non è da buttare. All'inizio del quando si peschi una carta in più, all'inizio della fase finale scarti tutta la tua mano. Non è proprio il bittante che vogliamo, però se lo consideriamo come chiusura della curva di un mazzo monorosso o bianco-rosso, Mardu, potenzialmente nell'ambito del T2, non è male, considerando che possiamo permetterci di giocarne una sola coppia tutorabile dal trionfo di Sarkhan, che è istantaneo e ci fa cercare un drago qualsiasi dal mazzo. Quindi quando rimaniamo con una o due carte in mano, trionfo di Sarkhan a fine turno dell'avversario, pac, draghetto, e iniziamo a pescare. Se abbiamo apparecchiato il tavolo non è un gran problema. Aspetto ancora un attimino per avere le immagini complete delle carte di Planeswalker, giusto per completezza. E beh, se qualcuno magari in questo periodo si è informato più di me riguardo l'inizio degli spoiler, non esitate a farmelo sapere, perché lo ammetto, sono rimasto un po' spiazzato, non ho trovato molte informazioni in giro e quindi me ne sto un po' così a bocca aperta. Ci vediamo per il prossimo video, alla prossima!